È ancora notte fonda alla Rechi per la Salernitana, passa anche il Lecce nello stadio di Via Allende, dove c'erano più di 15.000 spettatori anche quest'oggi. Alla fine dalla curva sud sono levati cori di contestazione all'ingrizzo della squadra, andate a lavorare, ma per la verità questa volta alla Salernitana si può imputare poco, se non magari la pochezza di base, di fondo, l'inconsistenza di una squadra che è stata costruita male in tutte le fasi del mercato, allenata forse anche peggio. Oggi Liverani ha proposto Gyomber nel ruolo di terzino destro, ha insistito con Weisman e Cional, comunque andava alle spalle, non avendo quindi presenza fisica in prima linea, ma il Lecce ha fatto davvero poco, un mezzo tiro di Kristovic deviato da Gyomber alle spalle di Costil, preferito ad Ochoa per l'occasione, e poco altro, se non nulla più. La Salernitana nel primo tempo ha sfiorato il gol con Cionà, fermato da Falcone con un bel intervento a terra, e poi ancora altre occasioni con Pirola di testa e con Maggiore che da due passi ha sollecitato Falcone un intervento da portiere di palla a mano. Quindi insomma, primo tempo in cui la Salernitana si è ritrovata sotto senza demilitare, e soprattutto il Lecce forse è stato in vantaggio senza neanche sapere come. Il Lecce che Gotti ha presentato con Piccoli largo a sinistra e Udè nel ruolo di trequartista, quindi una sorta di 4-2-1-3 o 3-1. Nella ripresa subito in campo Dorbu per Udè, 4-4-2 scolastico per Gotti, che ha badato a conservare il vantaggio, ed è così è stato fino alla fine, con la Salernitana che solo intorno alla mezz'ora si è un po' svegliata in un secondo tempo abbastanza soporifero per la verità. Di Verani ha provato con Gomis, con Vignato, a dare quella brillantezza in più alla squadra, ma in effetti non c'è stato moltissimo. Però insomma, un tiro di Gomis e un'occasione per Simi si sono comunque contate. Poi l'assalto finale con un colpo di testa sul corner di Manolas, che non ha inquadrato il bersaglio, il Lecce che ha sfiorato il raddoppio in contropiede, ma insomma la partita nel secondo tempo non ha offerto grandissimi spunti, e è sembrato che il Lecce potesse conservare il vantaggio, e così è stato poi fino al fischio finale dell'arbitro Maresca, che ha concesso anche più dei 6 minuti di recupero originariamente stabiliti. Ma la Salernitana non è riuscita a superare la retroguardia leccese, pur non impenetrabile, un Lecce sicuramente modesto nei suoi contenuti, ma determinato, pratico, che era consapevole dell'importanza della partita, che doveva vincere sul campo dell'ultima in classifica per dare respiro alla sua classifica, e così è stato. La Salernitana a 14 punti non fa punti alla Rechi dalla gara del 22 dicembre scorso contro il Milan, e a 11 punti dall'Empoli, che al momento è quart'ultimo, ma insomma vede davvero come un miraggio in lontananza la salvezza. C'era il presidente Erbolino, contornato dai suoi consiglieri, dalla sua dirigenza, ma certamente insomma anche lui non avrà gradito il risultato, di cui peraltro è in gran parte artefice, perché insomma questa stagione è nata male, le colpe della società sono chiare ed evidenti, le colpe della proprietà sono chiare ed evidenti. Tra l'altro proprietà oggi a Monte, perché Monte ha vinto 1-0 con il Cagliari, in tribuna c'era Paolo Sosa, che è tornato dunque nello stadio, che l'ultima volta l'aveva visto sedere sulla panca granata lo scorso scorso, quando la sconfitta per 3-0 determinò il suo esonero a favore di Inzaghi, stavolta poi destituito e sostituito da Liverani. Scorre, insomma, al di là del punto di Udine, assolutamente deficitario, e insomma vedremo se nelle prossime ore ci sarà anche qualche ulteriore decisione a proposito della panchina da parte della proprietà granata. Sicuramente insomma la scossa che si sperava potesse dare Liverani non c'è stata, e quindi insomma tutti sono delusi, ma tutti ancora e a loro volta sono in discussione, con una Salernitana che lascia il campo tra i fischi, una Rechi che nel silenzio più totale si svuota, e insomma è davvero la partita che segna la resa definitiva, con la Salernitana che praticamente virtualmente saluta stasera il campionato. Ora c'è la sosta per le prese a Pasquetta, sembra a Bologna, la partita è tanto un ottimo pressoché segnato, insomma Salernitana che sembra affrontare sempre più verso il basso.